Buongiorno, buongiorno e buon sabato 10 ottobre. Subito la bella notizia. Vi mostriamo il post sul profilo Instagram di Zlatan Ibrahimovic e in questo post Ibra Supremacy ci dice: sono guarito. Sono guarito, tampone negativo, e quindi comincerà presto gli allenamenti con il resto del gruppo. Bella notizia per i tifosi del Milan, anche perché siamo sicuri che Zlatan Ibrahimovic certamente sarà in campo nel derby, perché ha intenzione di intensificare l'allenamento. Si è sempre allenato da grande professionista quale è sempre stato, e Zlatan Ibrahimovic dunque sarà la bella sorpresa, perché fino a qualche ora fa, possiamo dire, non sapevamo se finalmente il tampone desse segni negativi in questo caso, e finalmente siamo contenti. Zlatan Ibrahimovic dovrebbe essere proprio lui a guidare l'attacco del Milan. Ci sarà l'incertezza per Rebic per capire le condizioni del suo gomito, però intanto il Milan ha il suo riferimento, il suo punto di riferimento là davanti, e dovrebbe avere anche il suo punto di riferimento dietro, cioè Alessio Romagnoli. Quindi la spina dorsale del Milan è tornata con Donnarumma, con Romagnoli appunto, con il duo Kessié Bennacer, Çalhanoğlu e davanti Zlatan Ibrahimovic. E avere la spina dorsale contro una squadra forte come l'Inter sarà fondamentale, e ci consola un po' questa notizia dopo la notizia poco piacevole, spiacevole certamente per Matteo Gabbia. Il Milan perde un importante difensore centrale che fino adesso ha sorretto la difesa insieme a Kjær. Peccato per Matteo, per fortuna torna Ibra. Però in queste ore si festeggia anche l'anniversario, il primo anniversario. Ho chiamato ieri Stefano Pioli non lo chiamo spesso, proprio per dirgli buon compleanno mister e congratulazioni per questo primo anno nel Milan. Il Milan è la squadra delle 19 partite utili, è la squadra che ha vinto la Coppa d'estate, che io definisco così insieme all'Atalanta, cioè il campionato, possiamo dire, delle ultime 12 partite del post-lockdown, e adesso è in testa alla classifica con 3 vittorie in campionato e ha vinto 3 partite delicatissime in Europa League. Si appresta adesso a una striscia di partite, 7 le ricordiamo, in campionato. Affronterà l'Inter, poi la Roma, poi l'Udinese e poi ancora il Verona. 3 partite su 4 in casa, anche se ufficialmente è Inter Milan, non Milan Inter, ma è a San Siro. E poi giocherà contro il Celtic, sperando che venga confermata la partita, poi con lo Sparta Praga e poi con il Lille. Quindi queste le partite che attendono il Milan. E torniamo a Stefano Pioli. Cosa ha dato secondo me Stefano Pioli? Tanto. Io, lo sapete, ero un po' rangnickiano, speravo in questo arrivo di questo allenatore un po' innovativo, un po' rivoluzionario, ma ho sempre detto che se si dovesse cambiare radicalmente va bene Rakitić, ma se si dovesse optare per la continuità avrei voluto Stefano Pioli. Il Milan ha optato per la continuità, ha optato per Stefano Pioli e non ha sbagliato, come anche sottolineato ieri, anzi l'altro ieri, Ivan Gazzidis. Cosa ha dato, dicevo, Stefano Pioli? Ha dato serenità al gruppo innanzitutto, un gruppo molto giovane che poteva essere sconquassato, scusatemi questo brutto verbo, dalle tante problematiche che aveva avuto all'inizio della stagione. Ha avuto qualche problema anche lui appena seduto sulla panchina del Milan, poi dopo il 5-0 con l'Atalanta è stato un crescendo, grazie certamente anche a Ibra, ma inserire Ibra cambiando la posizione, cambiando lo schema, cambiando il modulo, mettendo Çalhanoğlu nella sua posizione preferita, mettendo Kessié in condizione di non correre scriteratamente per fermare
e perché aveva tanti buchi e tanti spazi, è stato un lavoro molto meritorio da parte di Pioli. Quindi non solo un lavoro mentale con la squadra, mantenendo sempre la calma, non lasciandosi influenzare dalle voci, ed erano tante, che sarebbe arrivato Ragnik, ha sempre conservato una grande serenità e l'ha trasmessa al gruppo, ma non solo sul piano morale, anche sul piano tecnico e sul piano tattico. La squadra è cresciuta molto, ma soprattutto ha trasformato questa squadra in un gruppo di grande confianza, di grande fiducia, di grande convinzione nei propri mezzi. È un Milan sicuro, il Milan della pazienza, come le grandi squadre. Magari non giocherà sempre la migliore partita, ma al momento opportuno graffia, al momento opportuno chiude, al momento opportuno riesce a portare la partita dove lo vuole lui, segnando tanti gol quando la squadra gira bene. È riuscita addirittura a arrivare in Europa League e vincere le tre partite, salvo le prime due, con il Bologna e con lo Shamrock, senza il suo leader carismatico, il suo giocatore più forte, senza Zlatan Ibrahimovic. Questa è la cartina di tornasole di un Milan che ormai si sente sicuro, non si è perso senza il faro, senza la luce là davanti, ma è riuscito a mantenere calma, concentrazione. A poco a poco la squadra ha trovato sempre dei risolutori finali. Senza Ibrahimovic è riuscito Rebic, è riuscito Leao domenica scorsa, e quindi Çalhanoğlu, sempre importante in tutte le partite, e a poco la squadra ha trovato sempre il suo giocatore, il suo terminale uomo, con Pioli, che gioca in una maniera tale da esaltare anche i giocatori che sembravano in difficoltà, come Calabria. Selemekers è diventato addirittura, nonostante i miei dubbi, e lo sapete che io ho sempre avuto un po' di dubbi su Selemekers, ma io sono molto intellettualmente molto onesto, Selemekers è stato addirittura il most valuable player, cioè il migliore in campo nel match tra Costa d'Avorio e Belgio, tra Belgio e Costa d'Avorio. Quindi una crescita esponenziale da parte di Salamandra. Salamandra è diventato un giocatore sempre più importante, non certo quello che timido, impacciato e in difficoltà sul piano tecnico era arrivato al Milan. Adesso è un giocatore più maturo, dalla bella gamba, e ha indovinato bene, ha scelto bene la dirigenza rossonera quando ha puntato su questo giocatore. È cresciuto anche Selemekers, che sembrava forse il più indietro di tutti, e quindi adesso vogliamo vedere come si divertirà con Diaz, che sta migliorando sempre il suo rendimento, era appena arrivato, con lo stesso Diogo Dalot, giocatore siamo molto curiosi di vederlo lì sulla fascia destra in alternativa a Calabria, magari già col Celtic di Glasgow. Quindi complimenti a Stefano Pioli, è un bel sabato, torna Ibra, Stefano Pioli festeggia il suo compleanno, ripeto, un compleanno che vede una candelina rossonera ma molto molto luminosa, grazie proprio a Stefano Pioli. Se vi è piaciuto questo video mettete il vostro like e iscrivetevi al canale YouTube di Carlo Pellegrini.